Grazie Presidente, consegno il voto favorevole del Movimento 5 Stelle anche per questo provvedimento in un ulteriore piano di zona che riportiamo nell'alveo della legalità. Io non voglio adesso fare un excursus rispetto a tutto il percorso che abbiamo intrapreso, ricorderò soltanto i passaggi salienti, la mozione di indirizzo del 10 agosto del 2016 in cui incaricammo la Giunta e gli uffici di procedere a una verifica appunto dei piani zona. Rimanemmo un po' stupefatti a novembre del 16 quando ci venne rappresentata un'unica riunione che venne fatta dagli uffici dove andarono a verificare un po' quella che era la legittimità dei parcheggi, mentre noi avevamo appunto centinaia di famiglie sotto sfratto. A quel punto sì. Fummo convinti che forse la soluzione migliore era quella di istituire una commissione d'indagine. Non voglio creare polemica, però era solo per correggere alcuni rilievi che sono stati fatti dalle opposizioni, che comunque ringrazio oggi per il loro favore compatto con cui insieme al 5 Stelle porteranno questa determinazione ai cittadini. È importante sottolineare che la partecipazione c'è stata proprio in quel momento, perché abbiamo aperto le porte alla cittadinanza. Per la prima volta Roma Capitale ha recepito da parte dei cittadini tutta la documentazione che è stata necessaria per andare a fare luce. Abbiamo acceso proprio dei fari, come allo stadio, su questa roba e si sono scoperte delle cose assurde. Viene richiesta a più voci, la motivazione per cui la commissione d'indagine non ha concluso i lavori. Come sapete, avevamo presentato una delibera per proseguire i lavori, l'avevamo presentata nel novero dell'articolo 99 del regolamento del Consiglio e ci è stato risposto che invece lo statuto non consentiva la proroga. A quel punto è ovvio, ovviamente la commissione non ha potuto proseguire i lavori così come ci eravamo determinati, li stiamo proseguendo con la commissione urbanistica, non ci siamo comunque fermati. Quello che è importante però dire è che anche sul lato relativo alla relazione ci viene detto che siamo proseguiti con le lavorazioni a fari spenti, no? Come se avessimo fatto un qualcosa di nascosto per celare chissà quale cosa. Forse è utile ricordare che a livello amministrativo non conta il lavoro fatto dalla commissione d'indagine, perché, ripeto, la commissione ha essenzialmente il ruolo di recepire delle informazioni, non ha un potere ispettivo come quello giudiziario. Le ha raccolte e le ha portate al proprio assessore, il quale le ha lavorate insieme agli uffici. Ed è lì che c'è il lavoro che conta, che ha un impatto devastante per chi fino ad oggi se ne è approfittato, di cittadini che hanno versato anni del proprio sudore credendo comunque di poter ottenere un immobile con un piccolo vantaggio, che era quello appunto di finanziamento pubblico, a differenza delle case popolari, non paga tutto l'immobile, ne paga una parte. Ecco, in queste situazioni questi cittadini si sono visti sottrarre tutti gli anni delle loro fatiche, sono entrati in contenziosi infiniti, quindi con anche spese legali. Io mi immagino le nottate, le abbiamo già visto negli altri piani di zona, con cui oggi possiamo renderci orgogliosi di aver cominciato con molta fatica in questa amministrazione di Roma Capitale. Roma ha cominciato a fare esperienza per far rispettare la legalità e non è facile, badate, perché anche in questa delibera c'è un lavoro che ha dovuto mettere a sistema una quantità inverosimile di presupposti, per cui non si può pensare che nell'arco di pochi mesi si possa determinare un diritto di un cittadino, perché purtroppo quanto è stato invece determinato dall'altra parte di chi aveva interesse a, e lo dico molto chiaramente, a truffare, ha creato dei presupposti che a livello anche amministrativo necessitano di passaggi, passaggi e ripassaggi per poter ottenere comunque le convalide da parte di tutti gli uffici competenti, con molto coraggio. Che io quindi, insomma, per quanto chi mi ha visto dietro a questi lavori rispetto agli uffici, io devo ringraziarli perché rispetto a prima,
questo è utile dirlo, comunque anche loro ci stanno mettendo la faccia, parliamo comunque di piani di zona licenziati tutti nell'arco di tempo che più o meno va da inizio anni 2000 a fine anni 2000. Quindi io adesso ancora oggi non voglio fare polemica, perché oggi magari non è utile fare polemica, però è bene ricordare questa roba, perché altrimenti ci dimentichiamo sempre, no, del lavoro straordinario, perché un conto è avere una struttura che deve gestire un comparto come quello dei piani di zona, 118 realizzazioni con all'interno altrettanti comparti. La invito a concludere, consigliere. 50 anni di attuazione, un conto è gestirli tutti insieme con un'amministrazione che arriva e dice adesso me li controllate tutti. Quindi io ringrazio tutti, anche questo è un ottimo risultato, sappiamo che tutta l'esperienza viene fatta in uno, poi viene trasposta negli altri. Questa era una fattispecie forse tra le più problematiche, però l'esperienza fatta in questo piano di zona ci consentirà di procedere veloci anche nel chiudere i provvedimenti che sono già iniziati, come sapete, nelle procedure di avvio di altri, di risoluzione di del diritto di superficie in altri piani di zona. Grazie. Grazie, consigliere.